Ciao a tutti, da Milanista Pacia. Siamo qui in un nuovo video pre partita di Milan-Juve. Partita che il Milan viene comunque da risultati positivi, tralasciando con le spalle, quindi non è molto positivo il pareggio. Però un Milan che comunque fisicamente sta reggendo, non è più quel Milan di Juve, Milan di Coppa Italia, che non ha giocato per niente bene. Un Milan diverso, un Milan che si è compattato e sta facendo dei risultati molto positivi. Io nel pre-partita di Lazio Milan o nel post-partita di Milan Spalla ho detto che effettivamente con la Lazio è più facile rispetto alle altre partite che avremo di poterla andare a vincere. Infatti è stato così, siamo andati a vincere 3-0. Con la Juve ho detto che questa sarà una delle partite, anche se giochiamo bene, chiaramente sappiamo come andrà, che andremo a perderla. Vediamo se è così, o magari mi sbaglio, che è la sorpresa che andiamo e vinciamo contro la Juventus. Non so che dire, è una partita che io punterei sul gol, come magari nel scommesso, un gol. Vediamo, se il Milan comunque per vincere questa partita deve avere contro la Juventus la fortuna tutta a sé. Sappiamo come finire, ogni tanto ci sono stati molti errori a favore della Juventus. Una partita che magari andava a decidere sempre una decisione abilare, dubbia. Lo so, magari i juventini che guardano questo video saranno contro di me, ma non me ne frega niente dei pensieri che ci fanno i juventini per queste mie dichiarazioni. È la pura verità, perché contro le altre squadre pure ma hanno avuto dei favori. Ammetto che hanno avuto favori contro, magari nella giornata scorsa, che si sono visti squalificati di Bala e dell'Italia, quindi non c'erano contro di noi. L'ammetto, ma sono stati ammoniti, non ho visto la loro partita, se giustamente o non giustamente, sono stati ammoniti e non diffidare saltano la partita contro noi, e qua siamo stati un po' fortunati. Però stiamo attenti, perché la Juve non è la Lazio, che senza Cristiano Immobile siamo riusciti a vincerla. La Juve ha la squadra, ha i cambi, quelle che magari nel campionato italiano le squadre non lo hanno, molti cambi buoni che possono fare bene pure da titolare. Questa è pure la fortuna della Juventus. Vediamo se riusciamo a vincerla. Sarei molto contento. Sarei molto contento. Ma soprattutto noi milanisti saremmo molto contenti se riusciremo a portare una vittoria al calcio, perché comunque il Napoli ha vinto contro la Roma 2-1. Noi milanisti magari speravamo in un pareggio, però comunque con la vittoria del Napoli siamo lì, che sapremo giocare pure contro la Roma e contro il Napoli, che la prossima settimana abbiamo lo scontro diretto tra Napoli-Milan. Quindi arriviamo un momento molto importante per la nostra stagione, e stiamo riuscendo a mantenere salda quella posizione che serve per entrare in Europa League. Comunque il video finisce qui, vi invito a mettere un like, condividete e commentate questo video, ditemi la vostra su Milan Juventus e la vostra su Milan. Vi invito a mettere a passare nella pagina social Facebook, Instagram Milanista Pacia, se volete su TikTok Milanista Pacia Official, e ci vediamo in un
Prossimo, anche ricordo, iscrivetevi, sotto iscrivi, clic, iscrivetevi, aumentiamo, e dentro il mio canale, accanto iscrivi, c'è la campanellina, clic, sulla campanellina, verrete aggiornati ogni volta che il video sarà online. Se volete passare al mio secondo canale, Andygrammy96, link in descrizione, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti dal vostro milanista pazzo.